L'aereo continuava a volare sopra l'aeroporto senza decidersi ad atterrare. Era la prima volta che venivo a Roma, in un paese di cui non conoscevo nemmeno la lingua. Il mio lavoro di attore mi aveva spesso obbligato a viaggiare, ma questa volta mi sentivo inquieto, angosciato. Tanto che per un attimo assurdamente sperai che l'aereo invertisse la rotta e mi riportasse indietro, a casa. Ma questo ormai era impossibile. Già gli invisibili fili dell'aeroporto avevano catturato l'aereo e lo attiravano irresistibilmente verso terra. Attenzione, prego. La TWA annuncia la partenza del volo 203 per New York. Attention, scalo Parigi, Londra, Shannon. TWA announces the departure of flight number 203 for Paris, London, Shannon, New York. Gate number 5 pour New York. Escale à Paris. Achtung, bitte. La TWA Abflug Nummer 2. Mr. Edwards? Eccolo là! Ehi, hey, Toby! Toby Danny! Wake up! Faccia il saluto, Toby! Su, Toby, su! No. No. No! Basta! Please. Stop it! Disgraziato, ma io ti rimane in Inghilterra a forza di carci, sa? A brutto! Ti ha sfasciato la macchina, non potevo pagare. Ti ha fatto male, papà? No, no, io niente, io mi guardo la macchina, questa parte. A tutti qua ci mandano su macchina. All right, I'm sorry, but those lights, those blinding white lights, I can't stand them. I'm not used to all that light. And you see, I only live during the night. And those damn lights... Attention, please. TWA announces the departure of flight number 203 for Paris, London, Shannon, New York. Sono Padre Spagna. Welcome to Rome. Then you would be... Yes, I represent in a certain sense il produttore, the production of the film. Please, they are i nostri directors, brothers Manetti. Sono fratelli, Maurizio e Ernestino. And this is my secretary. Excuse me, I don't speak English, but this lady è l'interprete. I'm glad you had a good flight. Welcome to Rome. Le devo dire qualche altra cosa? Da questa parte, prego. In questi aeroporti si fanno chilometri a piedi. È il primo western cattolico, capisce? Il ritorno di Cristo in una desolata terra di frontiera, che è poi la vivente realtà dei desideri di tutti gli uomini, che Cristo torni a manifestarsi. Lui, ossia la pace dell'anima come una presenza concreta, tangibile. Vivo, Cristo lo è già in noi, ma presentarlo così, nella sua ovvia quotidianità... Certo può sembrare un'operazione disperata, blasfema oserei dire, ma lei sa, lei comprende, nella sua sensibilità di artista, credente o no, non importa, che certo cinema di struttura, diciamo, può rendere quella sublime poesia con immagini elementari, nude, eloquenti nella loro povertà. Sintagmatiche, come direbbe il mio amico Roland Barthes. Insomma, guardi, qualcosa fra Dreyer e Pasolini, con un pizzico di Ford, ben inteso.
Se riflette le crisi, i sussulti della nostra società, i perché della decadenza del nostro sistema capitalistico, è vero? Anche un western all'italiana può essere opera del più alto... Del resto è quello che dice anche Lucas. Noi vogliamo costruire personaggi legati alla storia con un ampio retroterra sociologico. Per esempio, i due fuorilegge nel nostro film, che rappresentano... La canzone twista questi semi generosi è l'illusorio rifugio nell'irrazionale. La prateria è la regione della terra senza storia. I bisonti sono i mezzi di sostentamento per i quali l'uomo deve lottare. Ah, il film sarà a colori rossi. Costumi essenziali che possono conciliare il paesaggio evangelico con la prateria. Piero della Francesca e Fred Zinnemann. È un'operazione interessante, sa, davvero. Ma lei saprà come inserirsi. Glielo dirà il suo cuore. The production company promised me a Ferrari. Latest model. Where is it? Vuole la Ferrari. Avrà la sua Ferrari. Ma certo, questa sera. After the ceremony, you'll have it tonight. Via, via! Non devi essere via! La curiosità di sapere. Sì, certo, è un desiderio comprensibile, ma non si può modificare la sorte, ciò che la provvidenza ha già stabilito. No, non voglio. Once again, I had seen her. She had been waiting for me at the airport with her white, silent bull. I kept telling her to go away, but she always came back. She seemed to know that sooner or later I would join in her game. But when? But you promised to leave me alone. Questa sera l'ospite d'onore della nostra trasmissione è un attore inglese che non ha bisogno di presentazione. Tutti lo ricordiamo per il suo famoso film. Ora è giunto a Roma dove interpreterà un film che ripropone in chiave western il mito evangelico della redenzione. Signore e signori, abbiamo tra noi Toby Dammit.
What's going on here? Are you serious? Non era mai venuto in Italia, signor Demmitt? No. E cos'è che l'ha spinta a venire fra noi adesso? The Ferrari they're giving me. Fa uso di LSD o di altre droghe? Always. Perché? When I want to return to normal. Che cosa ama di più nella vita? I don't know. E cosa disprezza di più? My public. Si dice che lei non abbia più un pubblico, signor Demmitt. Come spiega il successo di critica che ha avuto il suo Amleto? Evidently the critics didn't understand it. Ha avuto un'infanzia triste? No, my mother was very gay when she beat me. Maybe she was drunk. Dicono che lei non sopporta critiche, che ha un temperamento violento, collerico, rissoso. Say that again, I'll punch you on the nose. Will you marry me? Lei si ritiene un nevrotico? It's my only quality. Cosa c'è che non va nella sua vita, signor Demmitt? Nothing. I'm desperately happy. È vero che ha fatto tutti i mestieri anche meno dignitosi? Yes. Yes. But never a TV interviewer. What a shame. Conosce il cinema italiano? I pretend not to. Com'è che lei ha successo sia con le donne che con gli uomini? I'm masculine enough to please men and feminine enough to please women. Perché non era mai stato in Italia? I've already been to Africa once. Le pare di essere spiritoso? No, do you? Crede in Dio? No. E nel diavolo? Yes. In the devil, yes. Interessante. E com'è il diavolo? L'ha visto? Yes, I've seen him. Ce lo descriva un po'. Cos'è? Un caprone? Un pipistrello? Un gatto nero? Oh, no. I'm English, not Catholic. To me, the devil is cheerful, agile. He looks like a little girl. Più in vista nel campo dello spettacolo, della politica e dell'arte che sono qui con noi. Porgo un caloroso saluto all'onorevole De Bonis che con gesto veramente squisito ha inviato questo telefono. Viva il mio produttore. Voglio stringervi la mano. Bravo, bravissimo. Viva l'Italia. No, perché è vero questo paese che per anni è stato fatto di... Buonasera, signor Toby. Sono l'attore italiano Michele Spinelli. Porta via D'Artagnan. Imito tutte le voci e sono poeta, filosofo, scrittore, studioso di fantascienza sulla luna. Che modi sono questi di fare? Non si può nemmeno salutare la gente. Mi scusi, Mr. Damit, se lo disturbo. Questa è la mia figliola, Elizabeth. Lei canta, balla, recita. Salutala, Elizabeth. Come va? E lei, vergine?
Mr. Dunn, ma è una bambina, lo garantisco. Scusi, eh? Sono Lombardi della produzione. Tra un momento avrà inizio la cerimonia della consegna della Luba d'Oro là sul palcoscenico. Abbiamo ancora un po' di tempo perché prima c'è il defilé del Sarto Brugé. Mi state seguendo o no? Qui c'è la consuetudine che gli attori e le attrici si esibiscono al microfono. Ognuno fa quello che può, una piccola declamazione. Le attrici naturalmente no, che devono fare? Le direbbe qualche cosetta di Shakespeare, almeno così ho sentito. Sì, ma breve, Stringere. Il comandatore ha ragione. Anche Shakespeare può diventare scocciante. Ma voi siete maestro? Artista ha superato se stessa, Queen of Sheba, la grande premiere, la cattedrale Anglutì, fontane romane e umiliazione. Lady Hamilton. Ci siamo, Mr. Dummett, bisogna andare. Volete seguirmi? Qui hanno preparato un angoletto per i premianti. Aspetterete lì, io vi sto vicino. Ciao, Roberti. Dammi una mano, portalo qua, va. Io sono la sua controfigura. Che mi fa fare una foto con lei? Mi fai una foto con lui? Sì, una foto noi tre. Venga, venga. Io conosco Londra molto bene, sa? Ci sono stata due volte. Sono molto lieto di fare la sua controfigura. Ho fatto la controfigura di Thomas Millian. Sono anche cascatore, sa? Foto? Oh, grazie. Paparazzo, 20 copie per me. Ma quando ci sei stata a Londra? Ma come? Io ci vivrei sempre a Londra. Mi piace molto la metropolitana, ah sì? E poi gli inglesi, che persone educate. E che film carini che fanno. Molto, ma molto meglio che da noi in Italia. All right. Qua state più comodo. Che c'è? No, basta. No, dopo. Se state buono ve lo porto io dopo. Mr. Toby, Lucia. Non deve bere così, fa male. Tanto piacere, sono la pittrice Stagni. Ho avuto un premio per la sceneggiatura. Lei l'ha visto il film Porta a casa il tuo cadavere? Non l'ha visto. Benvenuto fra noi, l'ammiro tanto, sa. Poverino, non c'è vite più, è diventato quasi cieco. Buonasera, non si ricorda più di me. Bonsoir, mon magazine est en train de préparer un service exceptionnel. Oui, c'est un service sur les anciennes divinités païennes. La rédaction au complet vous a choisi pour incarner la jeunesse du dieu grec, Mars. 8 grandes photos. Presque complètement nu. Est-ce que je peux espérer? Oui. Ed eccoci al momento più emozionante della nostra serata. Ma prima di tutto un bel applauso all'illustre giuria che ha saputo individuare fra tanti talenti i più meritevoli dell'ambito riconoscimento. Lupetta d'oro a Marilou Traverso per aver rivelato al suo debutto un temperamento che testimonia una sicura vocazione. Lupetta d'oro alla sensazionale coppia dei gemelli danzatori Lion and Tiger. Venga, venga, Mickey. Adesso la sequestro io. Venga qui al microfono e ci dica le sue impressioni. Se lo aspettava, è un momento molto bello. Coraggio, che cosa vuol dirci? Sono molto commossa. Posso dire soltanto una cosa. Grazie. E lei? Anch'io. Sono molto commossa. Posso dire soltanto una cosa. Grazie. Sì, sono molto commossa. Bene. Posso dire soltanto una cosa. Grazie. Brava, brava, bravissima! Ed ora, un'attrice che voi tutti amate per le sue interpretazioni, ricche di drammaticità e di umanità. Lupa d'oro a Dani Ravel.
Buongiorno. A questo punto, allora, io chiedo a voi tutti perdono se sentirete nella mia voce una certa commozione. Come non essere profondamente turbati quando si ha l'onore di invitare su questa palcoscena? Avete indovinato! Un artista vi ha donato per tanti anni. Vi ha donato per tanti anni l'amore di spensieratezza e di allegria che ci ha fatto ridere fino alle lacrime, dando tutto se stesso con quell'entusiasmo che caratterizza i veri, i grandi artisti. O vuole fare qualche cosa? Volentieri, ma vedo che qui non siete attrezzati. Volevo fare qualche cosa al trapezio. Si capisce che c'è un segreto. Ma è una grande conoscenza. Prendete due olive nere. Una grande. Don't worry, I will look after you. Mi prenderò cura di te. Io ti capisco. Ti conosco già. Ti ho sempre conosciuto. Da questo momento tu non sei più solo. Tu hai me e io ho te. Ti sarò accanto sempre. Ogni volta che allungherai la mano, troverai la mia. Non ti sentirai più naufrago. Non dovrai più fuggire. La solitudine è finita. L'egoismo è finito. Noi due avremo una vita serena e leale. Avremo una vita vera. Quella che tu e io cercavamo da tanto tempo. Non hai avuto fede, ma hai avuto fiducia e hai trovato me. Sono io quella che tu aspettavi. E sono qui, con te. Sempre. They say, Ruby, you're like a flame. Into my life you came. And though I should be where, still I just don't care. You thrill me so. Abbiamo per voi stasera un'altra eccezionale sorpresa. Un grande divo dello schermo, signore e signori, Toby Dammit. Toby! Cinema italiano. È con vero piacere che consegniamo questa statuetta, simbolo di un alto riconoscimento capitolino, a Toby Dammit, impareggiabile interprete del sommo vato inglese di Shakespeare, una delle vette della poesia mondiale, secondo soltanto al nostro sommo Dammit. Complimenti.
tanto convinto, vivissimo convinto. All our yesterdays have lighted fools, the way to dusky death. Out, out, brief candle. Life's but a walking shadow, a poor player that struts and frets his hour upon the stage and then is heard no more. It is a tale told by an idiot, full of sound and fury. But it's not true I'm a great actor. No, it's not true. It's not true. I could have been. I could have been, but I haven't worked for over a year. My last director... My last director complained because he said I was drunk. I don't know why I'm telling you this. Why did you make me come here? What do you want from me? What do you want from me? And that woman. That woman. She asked me to marry her. Isn't that funny? Isn't that funny? I was sitting there crying. I often go on a crying binge when I'm drunk. I don't know. It's a wine. It makes me sad. It's too luminous, you know. Now whiskey. Whiskey's too. It's so cloudy. It's great. A beautiful woman. She took my hand. She caressed me. She said, I'm here for you. I'm the woman you've been always waiting for. Lady, I haven't been waiting for you. I haven't been waiting for anybody. Are you listening to me? What rubbish. Ecco le chiavi, è già rodata. Thank you.
Hey. Hey, how do I get out of here? How do I get to Roma? È crollato! Si passa da Trevigliano! Torna indietro dove c'è il mulino! Di lì prendi la strada di Trevigliano!
I'm going to get across! Ha 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 ha